Eccolo qua, Celso Sokolov, allora 3 punti d'oro ottenuti nella tua Trento. Sì, assolutamente, cioè, tutti sanno che qua di venire e di vincere pure i 3 punti è troppo difficile. Allora noi abbiamo fatto una bella partita, abbiamo mollato un po' il terzo set, però alla fine siamo riusciti a recuperare, di vincere la partita e di vincere quei 3 punti. Adesso dimentichiamocela subito, veramente, perché ci aspetta una bella partita pesante contro Fenerbahce per il Champions League, quindi partita vinta, partita finita, testa davanti. Okay. Testa avanti, anche un buon viaggio in pullman per tornare a Civitanova e preparare in questi 3 giorni. Partiamo subito, e un bel 6 ore di viaggio adesso facciamo, un bene per la schiena. non importa, come in questo periodo abbiamo tantissime partite, quindi stanchi, non stanchi, freschi, non importa, dobbiamo giocarcele e non dobbiamo discutere proprio quelle cose. Tu hai giocato in Turchia, cosa pensi del Fenerbahce, che squadra ti aspetti per mercoledì? Ho giocato in Turchia 2 anni fa, quindi non posso dire adesso come stanno. 2 anni fa stavano abbastanza bene, sempre sono arrivati in Final Four di campionato. Adesso sinceramente non posso dire niente. Se non mi sbaglio, adesso anche hanno vinto la Supercoppa in Turchia, quindi significa che sono una bella squadra. Noi non dobbiamo sottovalutare questo e dobbiamo uscire e giocarcela. Ultima domanda, Celso. Il pubblico dell'Eurosole Forum diventerà determinante in questa settimana. Mercoledì c'è Istanbul, domenica Modena. Assolutamente, cioè, tutti sappiamo che i nostri tifosi sono il settimo giocatore dentro in campo. Quindi gli dico, per favore, venite a supportarci, di stare dietro di noi, e alla fine sarò che siete anche voi contenti.